Grazie Presidente, grazie signor Ministri. Premesso che violenza contro le donne è ogni atto di violenza fondata sul genere, che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse minacce, coercizione, privazione arbitraria della libertà. Premesso ancora che, come dimostrato dai dati statistici ufficiali, dalle numerose richieste di aiuto delle vittime di violenza domestica, stalking o abusi sessuali presso gli appositi centri di ascolto dislocati sul territorio nazionale, si tratta di un fenomeno in costante crescita, nonché i recenti episodi di cronaca. A questo deve poi essere aggiunto, purtroppo, l'insieme delle violenze di genere non denunciate dalle mogli o dalle dipendenti di aziende private o pubbliche o dalle minorenni per paura delle conseguenze o perché si sentono ingiustamente colpevoli di una simile aggressione. Considerato che sono stati depositati diversi disegni di legge in materia di iniziativa parlamentare volti al contrasto del fenomeno, si chiede al signor Ministro quali iniziative ha intenzione di intraprendere volte al contrasto di questo problema che sta assumendo le vesti di una vera e propria piaga sociale. Grazie senatrice. Ministro Bonafede risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Sì, la senatrice interrogante, premessa la costante crescita delle vittime di violenza domestica, stalking o abusi sessuali, chiede quali iniziative il Ministro intenda assumere anche sul piano normativo per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Partiamo da un presupposto: la piaga della violenza di genere non è soltanto una piaga sociale, è una piaga culturale ed è una piaga tragica che deve vedere tutte le forze politiche, come sono sicuro vedrà tutte le forze politiche impegnate in un contrasto che deve essere netto e deve, ribadisco, agire in termini di prevenzione prima di tutto culturale. Nella scorsa legislatura è stata ratificata la Convenzione di Istanbul, purtroppo soltanto nella parte in cui sostanzialmente in cui si agiva nell'inasprimento delle pene. Dobbiamo renderci conto del fatto che giustissimo l'inasprimento delle pene, sappiamo tutti che l'inasprimento delle pene non ha una funzione deterrente nei confronti di questo tipo di reato. Uno che vuole pagare una mazzetta si fa dentro la sua mente il pensiero e si pone il dubbio su cosa pagherà in termini di carcere nel momento in cui verrà beccato con la mazzetta. Ma uno che sta esercitando una violenza nei confronti di una donna non si sta ponendo il problema delle pene a cui va incontro successivamente. Ciò impone allo Stato di agire in prevenzione. Da questo punto di vista, oggi è stato presentato al Ministero della Giustizia il disegno di legge recante modifica al codice di procedura penale e disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. È il cosiddetto codice rosso. Si tratta di interventi che provano ad agire in prevenzione, cioè quando una donna decide con grande fatica, attraverso un percorso di coraggio che non bisogna considerare come un'immediata comunicazione al pubblico ministero, il quale entro 3 giorni deve sentire la persona che ha fatto la denuncia. Dopodiché la legge proprio scandisce tutti i tempi nel momento in cui delega alla polizia giudiziaria atti di indagine. La polizia deve anche lì dare una preferenza e agire con immediatezza, e dopo che ha compiuto le indagini, sempre con immediatezza, deve informare il pubblico ministero.
Inoltre è previsto, ed è per questo che c'è il concerto con il ministro Giulia Bongiorno, che ha fortemente voluto questa legge, e la ringrazio qui pubblicamente per la splendida collaborazione e interlocuzione che ci ha visto proprio lavorare insieme, ci sarà anche una formazione per gli agenti e per tutti coloro che avranno a che fare con che avranno la possibilità di interloquire con la denunciante. Tutti questi aspetti sono fondamentali, perché guardate, se noi diamo per scontato che in un pronto soccorso ci si vada quando qualcuno ha un problema grave, soprattutto in una situazione di codice rosso, uno sta male e va al pronto soccorso e lì gli viene data l'urgenza. Qui c'è un aspetto da sottolineare: non è scontato che quella donna si rivolga allo Stato, e allora lo Stato, di fronte a quel gesto di coraggio, deve proprio tendere la mano immediatamente al solo cenno di quella donna di richiesta di aiuto, deve prenderla per mano, tendergli la mano e accompagnarla in un percorso di protezione che è qualificato non solo nei tempi di risposta, ma anche nella qualità della risposta e del sostegno. Il governo è fortemente impegnato sulla protezione delle donne. Abbiamo un tavolo, e comunque contro la violenza di genere, abbiamo diversi tavoli attualmente attivi, il primo alla Presidenza del Consiglio riguardante il piano nazionale antiviolenza, coordinato dal sottosegretario Vincenzo Spadafora, al quale il nostro ministro partecipa attivamente, e il secondo riguardante la tutela delle vittime del reato in genere. Stiamo lavorando, infine, e concludo, al fondo per le vittime dei reati violenti, con il fine di aumentare l'ammontare degli indennizi da riconoscere alle vittime e eliminare alcuni paletti normativi che ne precludono l'accesso. Permettetemi di precisare quanto sia importante che la giustizia venga percepita dai nostri cittadini non come un'entità a cui che si incrocia quando le cose sono andate male, quando non c'è più la possibilità di tornare indietro, ma mi piace pensare che i cittadini pensino, immaginino e percepiscono la giustizia italiana come un settore su cui lo Stato investe e che ti viene incontro in una fase di prevenzione, quando ancora il reato non è stato commesso. Se questo vale in generale per tutti, vale nei confronti di tutte quelle donne che in Italia subiscono violenze da chi pensa di potersi considerare uomo sfruttando la propria forza fisica, e che invece non può essere considerato nemmeno persona, non uomo, ma nemmeno persona, perché sono gli animali che pensano di poter sopraffare l'altro attraverso la violenza. Grazie. Grazie Ministro. Senatrice Malpezzi, un'ora di seguito non ci riusciamo a farle regare, stia tranquilla. Senatrice Pierulli. Allora, sono molto soddisfatta di quanto appreso a dimostrazione della sua sensibilità a questa problematica. Confido nel superamento di tali situazioni conflittuali che portano giornalmente ad eventi drammatici a cui si assiste quasi impotenti. La ringrazio, signor Ministro Bonafede. Grazie.